Ciao belli, benvenuti al mio canale. Come sapete io vi porto sempre cosette nuove, alternative, naturali, fatte in casa e semplici da preparare. Allora, se avete i capelli secchi, danneggiati, opachi, poco luminosi e soprattutto col caldo che fa, la spiaggia, il sole, l'acqua, l'umidità, si seccano tantissimo i nostri capelli, soprattutto per il mare, tanto tanto tanto. Quindi vi porto questa maschera composta di due ingredienti che tutti possiamo averle a casa per preparare questa maschera favolosa per i capelli. Ho fatto bollire dell'acqua, spengo e aggiungo un ramo di rosmarino. Qualche chiodo di garofano, 3, 4, 5, quello che avete a disposizione, e cannella. Ah, quanto fumo buono! Cannella, un rametto di cannella, e la lascio a riposo tutta la notte. L'ho lasciato a riposo tutta la notte. Prendo il gel di semi di lino che avevo preparato e vi aggiungo. Una parte. Questa parte qua, se riuscite a metterla in uno spray e usarla tutti i giorni solamente sul cuoio capelluto. L'ideale sarebbe preparare l'infuso, togliere il rosmarino, il chiodo di garofano, la cannella, usare solo il liquido per fare il gel di semi di lino, così sarebbe completo. Io ho fatto al contrario perché avevo già preparato il gel, come vedete, è questo qua. La cannella, quello di garofano, che profumino. E la lascio a riposo un paio d'ore, il tempo che pulisco casa. Allora. Ok. Opa. Così. Addormentata secca. Ok. Tutto bagnato.
lenticchio. Mi sono dimenticata, devo mettere questa qua qui. Allora, vado a lavarmi i capelli, li sciacquo solo e cominciamo ora io. E cominciamo col styling. Lavo i capelli, ci vediamo fra 2 minuti. I capelli. L'unico problema tecnico è che mi è finito tutto. Mi è finito questo. Questo qua mi è finito un bel po', però c'era una cucina dentro. Mi è finito tutto. Però userò quel poco che mi è rimasto di questa. Io oggi invece voglio provare una tecnica nuova che è abbastanza simile però non scontata. Andiamo per vedere tutti i capelli. Oh. Apriamo. Ai. Questo è uno scherzo. Allora, metto questo. Io ho il lusso di Ritual. Potete mettere la come si chiama? La Nivea, potete mettere qualsiasi altra crema idratante. Non metto tantissimo, soprattutto nelle punta e dedico più. Allora andiamo con questo styling. Allora, mi sarebbe piaciuto usare la mia tecnica. Vediamo. Andiamo con questa qua. Praticamente mettere il pettine, appoggiare il dito. Pettiniamo prima i capelli. Appoggiare il dito. E voilà. Ah, guardate. Oh, non è per niente male. Aspetta, serve più crema o altra crema per il corpo. La parte sotto solo, la parte sopra perché io voglio il volume. Ok. Andiamo. Una cosa veramente scontata, invece non lo è. Pettino. Vediamo appunto dove c'ho più denti. Il pettine, metto il dito, e voilà. Ah, bene. Andiamo avanti. Vedo la mollata così.
E voilà. Che li sistemiamo un pochino. E voilà. Guardate come sono belli dietro. Sono bellissimi. Mi piacciono veramente tanto. Belli, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao a tutti, esco.